Entusiasmo, ragazzi. Buon salve a tutti Ciao, e benvenuti nell'ultimo vlog. Che tristezza, domani si parte già, io rimarrei qua a vita. E in ogni caso io sono qui in camera di Elisa perché ho dormito qui. Sono le, è prestissimo, non è tipo che mamma mia c'è disordine. la mia è più disordinata e lo sanno, la sua è abbastanza decente. In ogni caso, ci siamo svegliate presto, sia per postare, perché siamo delle brave persone, sia per vedere l'alba, ma è brutto tempo, quindi non la vediamo. Quella! Guarda Salve, il suo outfit fluo, sono bellissimo. Lei sta per andare a farsi slimare. aiuto. Ditemi se una persona normale, cioè ha una pera e una mela in No, balcone. ma no, sembra che spreco il cibo, non è successo questo. Praticamente, vi Come spiego, cavalletto. l'ho dovuto utilizzare come cavalletto, ma perché sono rossa? Vabbè, come cavalletto quando ho ripreso l'alba. Fatto sta che poi è rimasto lì. Ragazzuoli miei belli, sono appena arrivata in camera mia e Elisa si lamenta del suo disordine, ma la mia stanza è molto peggio. Se vedete un lecca lecca gigante arcobaleno per terra è perché l'ho preso per fare una foto, dato che mi piaceva tantissimo. E in ogni caso, io sono veramente troppo felice perché mi sto divertendo tantissimo, veramente. E sono davvero troppo, troppo emozionata, felice soprattutto per la giornata di ieri che è stata favolosa. E però sono un po' triste perché domani si riparte, ma non devo pensarci, altrimenti non mi godo il presente. Sì, non mi sono neanche pettinata, neanche sistemata, ma ormai, cioè, non me ne frega sinceramente niente perché con voi è incredibile, ma appunto riesco sempre ad essere me stessa ed è la cosa che preferisco ed è per questo che sono così tanto legata a voi, perché abbiamo un rapporto molto vero, spontaneo e la cosa, cioè il fatto che con voi riesca ad esprimere me stessa senza aver paura, vergogna, è una cosa secondo me bellissima. Hanno bussato alla porta. Ogni volta che faccio il vlog bussano alla porta. Cribbio! Non so se in questo hotel ci siano i fantasmi, però non c'è nessuno. In ogni caso, per alcune persone magari potrebbe sembrare che io sia cambiata perché appunto ho opportunità diverse o cose del genere, però ci tenevo a farvi sapere che io sono sempre la Vale pura, matta, disagiata che vedete fin dai primi video. E magari qualcosina è cambiato perché ovviamente sto crescendo ed è una cosa più che normale, però non cambierò mai sul fatto di montarmi la testa, perché se c'è una cosa che odio è le persone che cambiano per piacere agli altri, che si montano la testa e che non si fanno vedere per come sono. Io ci tengo veramente che il nostro rapporto sia come degli amici e io per andare dai miei amici non è che ho bisogno di truccarmi perché so che li vado bene così come sono e appunto per questo non cambierò mai. E nulla, io adesso vado a fare la doccia, dopodiché vado a colazione perché ho un sacco di fame e ci aggiorniamo dopo. Comunque Elisa si è offerta per farmi i boccoli stasera, che bello. E comunque c'è, io vedo tutti con dei vestiti mega belli. Ieri c'erano un sacco di americane con dei vestiti stupendi e lì mi ha fatto vedere il suo. E poi ci sono io che non ho idea di cosa mettere perché non ho robe eleganti. Quindi magari comprerò qualcosa, magari no, non ne ho idea. Ah, e comunque oggi daranno anche i risultati di Kids' Choice Awards. Sono troppo felice ed emozionata. E anche se non vinciamo, io sono veramente fierissima, fierissima di noi perché abbiamo dimostrato che spacchiamo, che siamo un sacco uniti e vi voglio un bene immenso. Siamo una famiglia fortissima. Ve lo dico spesso, ma veramente, cioè, siete il mio unico pensiero giorno e notte e Seriggio e Alba e di tutto e di più. E appunto io sono fiera di noi a prescindere del risultato. Stavo per entrare in doccia, ma poi mi sono ricordata che vi ho promesso che uno di questi giorni mi sarei buttata in piscina vestita. Non so perché io l'abbia fatto, non avrei dovuto, però ormai l'ho promesso e le promesse si mantengono sempre e quindi andiamo a buttarci in piscina vestiti. Giusto per farvi vedere che lo stile non va a pile, questo è il mio outfit, una maglietta nera, dei pantaloncini, delle calze puffose ghepardate e le mie scarpe. Ah, e ovviamente i capelli spaventapasseri, però quelli sono immancabili. Mi sto amaramente pentendo di avervi promesso di buttarmi in piscina vestita. Non so perché io le abbia fatte in realtà, però ho visto quella piscina, mi ispirava così tanto. Però fa freddissimo, io ho freddo già qua dentro l'hotel.
e quindi vabbè, congelerò. Raga, io sono appena uscita e sto letteralmente congelando. Poi tutti mi guardano stramale, e solamente se parlo con la coda di procione, cioè sinceramente non mi frega niente, però mi guardano tutti stramale, chissà quando mi lancio in piscina vestita. Non so dove io sia, sto tipo vagando a casissimo tra tipo delle casette. E boh, c'è lì un sacco di gente. Spero non mi veda nessuno, altrimenti faccio la figura della matta. Anche se avrebbero ragione, perché sono veramente tarata a fare questa cosa in generale. Però vabbè, mi butterò, ma sapete che lo faccio solo per voi. E niente, ora mi lancio e dopodiché vado subito in doccia, perché io dovrei tipo uscire tra mezz'ora, e però mi è venuta questa idea folle. E quindi niente, ci sono 3, 2, 1. L'ho fatto, ragazzi, l'acqua è salatissima e niente, ora tornerò subitissimo su. Ho bagnato anche tutte le scarpe. Sto andando in giro per l'hotel completamente slozza e gocciolante, quindi ho paura che tipo mi ammoniscano. Ho incontrato gente di tipo Nickelodeon così e mi hanno presa per meta, fanno: ti sei lanciata vestita? Però vabbè, ormai sapete come sono fatta. Però io veramente mi diverto a fare queste cose, cioè è stato divertente alla fine. Mi sono lanciata, adesso sto camminando in giro per l'hotel e potrebbe sembrare una roba ridicola, però cioè alla fine buongiorno, alla fine è divertente. Ah, ops, thank you. Figure di M fatte pure oggi, sono scesa pure nel piano sbagliato. E vabbè, comunque dicevo che sono a Los Angeles, non vi rivedrò mai più queste persone nella mia vita, quindi facciamola qualche cavolata. Ho un problema enorme, ma veramente enorme. Sono davanti alla porta della mia stanza, ma non ho più la chiave. L'ho tipo lasciata giù, penso. Quindi devo tornare giù così. Ragazzi, chiave recuperata. Ho appena finito di fare la doccia, ora scendo a fare colazione. Ho fatto questa treccia sgorbia per mascherare i miei capelli spaventapasseri. Che combinato? Si è buttato in piscina la multa. È arrivata la multa che siamo in piscina. Che cos'è? Hai vinto? Ce l'abbiamo fatta, insieme. A volte mi chiedo perché proprio a me. Non mi so truccare, non ho stile, sono disagiata ai livelli estremi e ho sempre i capelli spaventapasseri. Eppure mi avete sempre accettata così come sono. Mi avete fatto capire che ognuno di noi ha un valore. Ognuno di noi, nonostante i difetti, se vuole può. Perché è proprio vero che se puoi sognarlo puoi farlo. Ho sempre creduto in noi, nel nostro rapporto vero. Vi ho sempre detto che insieme spacchiamo e ancora una volta l'abbiamo dimostrato, a prescindere dalla vittoria, rimanendo uniti e sostenendoci a vicenda. Non sono mai stata una persona emotiva, eppure quando si parla di noi le lacrime non stentano ad arrivare, pensando a dove siamo arrivati e dove insieme arriveremo, perché so che è scontato dirlo, ma vi assicuro che il meglio deve ancora venire. Ragazzi, vi devo dire la verità, inizialmente non avevo connesso il tutto, ero felice, ma solo ora ho capito quanto realmente questo pezzo di carta valga, perché non vale soldi, non vale premi e non mi interessa, ma dimostra quello che in realtà ero già, cioè ne ero già certa, e anche se non avessimo vinto l'avrei pensato comunque, ma dimostra quanto siamo forti, quanto spacchiamo e quanto la famiglia che stiamo creando sia vera, forte e ci aiutiamo sempre. E veramente io non ho parole in questo momento, sinceramente, se non dirvi grazie. Sto realizzando il mio sogno, anche se la cosa principale per me è potervi incontrare, ma il solo fatto di avervi, di sentirvi così vicini, di avervi accanto, per me è la vittoria più grande. E io non finirò mai di dirvi quanto io vi voglia bene e quanto io vi sia grata per tutto quello che fate ogni giorno per me, perché voi magari non ve ne accorgete, ma con un semplice messaggio, con un semplice video, riuscite a cambiarmi la giornata. E voi non mi avete cambiato solo la giornata, mi avete cambiato la vita, mi avete insegnato a credere in me stessa, mi avete insegnato tantissime cose e io non vi ringrazierò mai abbastanza. Vi prometto che ci abbracceremo, ve lo prometto con tutto il cuore. Io sto già lavorando a tantissime bellissime cose per noi, perché ce lo meritiamo, perché sono orgogliosa, fierissima di tutto ciò che stiamo creando, ciò che siamo, e io vi voglio tantissimo bene, davvero. Cioè, scusate, adesso magari sembrerò esagerata, però è un sogno, è il mio sogno, e quindi
Vi ringrazio tantissimo. Scusate, mi sono un attimo ripigliata, però io a volte ho questi sfoghi perché ho bisogno di esprimere veramente quello che ho dentro e solo con voi riesco. E quindi grazie, grazie, grazie e grazie ancora. Ora un bel sorrisone perché sorridete sempre anche se non è facile, ma il sorriso ci aiuta ad andare avanti positivi e vedete, e vedrete che se non mollate, se credete sempre in ciò che fate, nei vostri sogni, si avverano. Se puoi sognarlo, puoi farlo, e questa ne è la dimostrazione. Stiamo diventando una famiglia veramente stupenda, e già lo siamo e già lo eravamo, però vi ringrazio davvero di tutto, per tutto, tutto quanto. Adesso però continuiamo con la giornata, sicuramente con il sorriso ancora più grande di quello che già avevo. Sono veramente troppo felice. Amici, noi siamo qui in hotel e stiamo per mangiare il pranzo e dopodiché andremo a vedere Kids' Choice Awards. Io sono troppo felice, non vedo l'ora. Comunque io sono già in ritardo stranamente e questo qui è il mio outfit. Infine ho messo il vestito perché erano tutti straeleganti, quindi ho messo anche questo vestito semplicissimo con la giacca di jeans e queste scarpe qui. Il fatto è che è vietato portare la videocamera ai Kids' Choice Awards e quindi non posso portarla, ma io farò la trasgressiva e vloggerò con il telefono perché niente e nessuno potrà mai fermare i miei mitici vlog. Purtroppo non potrò portare la coda di procione, però vloggerò comunque. Buon sereggio a tutti, è la millesima volta che faccio questa clip ma non si sente mai nulla per colpa di sto SpongeBob che c'è in televisione, per quanto io lo amassi qualche anno fa. E io sto andando ai Kids' Choice Awards, sono troppo emozionata e felice, anche se appunto in realtà non potrei riprendere, però non diciamo nulla e lo proverò a farlo comunque. C'è anche il gallo che canta, magnifico, e nulla, sono strafelice. Ragazzi, siamo appena arrivati ai Kids' Choice Awards e comunque ieri non ve l'ho detto, ma Ben è single. Cosa ne pensi? È single e quindi adesso devi conquistare il suo cuore. Perché c'era Brent, che è il suo migliore amico, e parlando gli ho chiesto: ah, is Ben single? Beh, ma anche se sapevo che, cioè, pensavo fosse fidanzato, e mi fa: yes, yes, non sta con mia sorella, e così. E quindi io tipo: ah! Com'è che ho fatto? Ah! Oh, sei buttata in una piscina. Ah, no, perché c'era, racconta l'aneddoto. C'era una vaschetta piena di palline di gomma e c'era dentro Ben, e quindi vabbè, sono andata dentro anch'io e ho perso la borsetta, però fortunatamente l'ho ritrovata. Brava. Avevo detto il passaporto e di tutto di più. Allora, sono qui con Baby Ariel. Sei ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. What does that mean? Hi everybody. Hi everybody. Ciao a tutti. You are thank you, oh my god, you too! How are you? I love you guys so much. Follow her, subscribe to her. Ehi là, ciao a tutti, sono nel bagno di una pizzeria perché dovevo andare in bagno e nel posto in cui facevo i Kids' Choice Awards dovevo aspettare tipo 2 ore perché c'era un sacco di fila, quindi mi sono imbucata in un ristorante. Comunque sono appena finiti i Kids' Choice Awards e io vi dico la verità, mi aspettavo qualcosa di più, però comunque è stato bello. Mi avevano detto che ci sarebbe stata anche Ariana Grande, in realtà mi ha mandato tipo un video saluto in cui sembrava anche mezza ubriaca, però dettagli. E in ogni caso è stato molto bello, ho visto Baby Ariel e io la adoro, la seguivo un sacco, adesso comunque la seguo ancora ma un po' meno, e purtroppo non ho rivisto né Ben né Brent. Però Ben mi ha commentato la foto che ho messo su Instagram, tipo nice to meet you, quindi sono comunque molto excited. Devo andare, altrimenti parte il bus. Comunque dopo vi parlo un po', ci aggiorniamo. Guardate qui chi c'è. Hi. Like and subscribe. Say ciao a tutti, come state? Ciao a tutti, come state? Professional. Good job, bye, thank you. Dici un po' com'è camminare sui tacchi. Ora come li tolgo, li lancio, li brucio e gli stacco. Ecco perché non li metto mai, anche perché tipo cadrei e non sarei capace, però ragazzi, sono 10 cm qua su da non so 4-5 ore. Comunque noi ora stiamo andando a prepararci, cioè prepararci, stiamo passando a farci belle. Ah, noi siamo già belle. No, ok,
Stiamo passando in camera sua perché dopo andremo a cena. Ragazzuoli, sono di nuovo in camera sua ormai. Ciao! Ciao! Sono... Ciao! Ciao! Sono di... Ehi. Di abbonata, ok? Di abbonata. Comunque, oggi io non ho visto Ben, mentre lei sì, ha detto che era bellissimo perché va allo smoking. E lei, tipo, si è appena tolta i tacchi perché... Ma ragazzi, una sensazione, mamma mia. Che belle. Niente, ci sono piaciuti i kit non so parlare, Kid Choice Awards. Assolutamente sì. Oh mio Dio, ma no, aspetta! Questa qua non puoi metterla, ma so che hai vinto. Sì! Cazzo, come va? Felice? Un sacco. Sono felice per te. Grazie. Yes! Ma sai che noi domani torniamo in Italia? Ma sì. Con quale voglia? Appunto. Però è stata una bellissima esperienza. Io sì. Mi sono divertita tantissimo. A me mancherà Ken. A me Ben. Ken e Ben. Perfetto. Ma sai che nella camera qua vicino alla mia poi? Ken! Elisa is here for you! Ho da farti bere questa salsa. Che ormai... E lì tipo è solida. Cioè quella... Beh, si sente un... Senti? Ragazzi, me l'hanno lasciata in camera così. Ma è lì da tipo mesi, anni. Da quella 3 giorni. Ma... Adesso Elisa va lì da su dal suo Ken e fa... Aspettate, eh. Boom, 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 boom. I want you in my room. Boom, 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 boom. Wella! Questo è il nostro Wella! Outfit of the night. Il mio in realtà non è cambiato, è sempre lo stesso. E il suo invece è cambiato. E niente, stiamo per andare a mangiare il sushi, anche se io non mangerò il sushi, ma mangerò lei altro. Lei mangerà sushi, tranquilli, perché lo mangerà, ve lo no. Dico io. Comunque prima lei ha detto bene e io ho capito Ben. No, ragazzi, è una cosa assurda, io non posso mai dire bene che dice Ben. Ma... Il mio si chiama Kai, penso, non Kai. Sono sicura. Va bene. E voilà, questo è il magnifico Kai. Kai van der Voort. Kai van der Voort, è tipo olandese. Con questo bellissimo starnuto di Elisa volevo farvi vedere Ben in completino bianco, smoking bianco. E quanto è bello. Quanto è bello. Poco. Quanto è bello. Io sono stra crashata, anche se probabilmente non lo rivedrò più perché... Oggi non l'ho visto e domani riparto, quindi viva la vita! Viva la vita! Viva la vita! Non so se si veda, ma ho delle occhiaie davvero incredibili. Poi tipo ho rovesciato l'acqua, ho fatto cadere cose. Oggi veramente non ce la posso fare, anche se in realtà tutti i giorni sono così, però dettagli. E nulla, vi mando un bacissimo. Ma non è vero, vi faccio salutare anche da Eli perché appunto è l'ultimo vlog insieme. Prima che Elisa vada a fare la pipsi con il suo fun. Ciao! Siamo appena tornate dal giapponese, tu con recensione. Bene ma non benissimo. La cosa più buona era un gelato. Vabbè. No, il gelato. Il gelato era amarissimo. Era meglio il tortino. Cuore fondente. In ogni caso, niente. Io mi sono divertita stratanto oggi. E ieri pure. Oggi non ho visto Ben. L'unica cosa sad della giornata, però vabbè dai. E no, la cosa migliore è stata appunto la notizia che abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Boh, no. Festeggiate con della buona sì. Serafe. No, vi giuro che giorni, non so perché sono ancora qua. Sono troppo felice. E niente. Noi andiamo a dormire perché siamo stravolte, stravoltissime, stravoltone. Tra involtini di primavera. Involtini. Oggi non li abbiamo presi, però abbiamo preso dei gamberi impanati molto buoni. Molto buoni. E niente, buonanotte. Buonanotte, io non vi tossisco in faccia. No, ma... non è andata così. Buonasera a tutti, devo parlare piano altrimenti mia mamma mi trucida. Sono appena tornata a casa e sono quasi le 10. Io devo subito andare a letto, sono stanchissima perché domani ho scuola. In ogni caso volevo solo aggiornarvi che ho perso il portafoglio alla fine, quando appunto avevo perso la borsetta nella vasca per colpa di Ben. Poi l'avevo ritrovata ma è caduto fuori il portafoglio e quindi... ho perso un bel po' di carte e cose del genere e ora sono guai seri, però vabbè, volevo semplicemente condividere questa cosa con voi e niente, vi mando un bacissimo e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!